poi c'è Liberty Linux che è basata su Gentoo, poi c'è questa Lightwave Portable Security basata su TeamStation, e la particolare di questa distribuzione è che è davvero molto leggera, come risorsa minima penso che bastino tipo 100 MB di RAM per farla girare tranquillamente. E poi Ubuntu Privacy Remix non la volevo mettere, però vabbè, è basata su Ubuntu, pazienza, ognuno ha i suoi difetti, non è che possiamo pretendere tutto dalla vita. Questa è una slide, doveva essere una slide di riflessione, però non so quanto tempo per riflettere abbiamo, dato comunque le tempistiche strette, poi magari se qualcuno... ce la facciamo? Rifletti sinteticamente. Devo riflettere in maniera sintetica. No, la riflessione, a dire la verità, la volevo lasciare al pubblico. Ed era più che altro una riflessione della quale volevo rendere partecipi le persone, perché, oh ragazzi, voi siete stracanovisti proprio. Cioè, c'è gente che qua mi segue dal 2009. Cioè, come mi sopportate? Questo vorrei proprio un attimo capire, su quel gruppetto là soprattutto. Ma detto questo, siccome appunto io in tutti i miei interventi ho sempre parlato di analisi forense, adesso praticamente ci siamo ritrovati in una situazione in cui abbiamo fatto di tutto per evitare l'analisi. L'analisi e l'individuazione di dati, che possono essere comunque o dati benevoli o dati malevoli. In effetti c'è, a parte tutta la disquisizione tecnica, alla quale ci tengo particolarmente, anzi molte volte esagero anche, di questo magari vi posso chiedere anche scusa, però la particolarità è anche una particolarità di natura etica, cioè sostanzialmente quanto è giusto nascondere i dati? E questa è una riflessione insomma che volevo lasciare a voi, ma le tempistiche comunque non ci permettono di affrontare la cosa. Magari sempre se uno dei nostri progetti soliti, se riusciamo a fare sempre qualche famoso seminario all'interno dell'associazione, magari riprenderemo l'argomento e vediamo un pochino come andiamo avanti. Questa è una slide storica, perché io faccio sempre la slide ripostiglio, e guarda caso tutti gli argomenti che vanno a finire nel ripostiglio saranno i prossimi argomenti dei Linux Day, non si sa come mai. Sì, infatti l'anno scorso nella box room c'era il data hiding e ho deciso di portare il data hiding quest'anno. E tutto quello di cui avrei voluto parlare, ma non c'è stata comunque occasione. Avremmo potuto parlare di network data hiding, sostanzialmente non l'ho fatto perché più che essere legato al free library open source software è più legato comunque alle tecniche legate ovviamente alla natura stessa dei protocolli, ai livelli di rete, allo stack ISOSI e tutte queste cose simpatiche. Perché ho scritto al netto di snort? Perché lo scorso anno in un intervento dove mi sono piaciuto da solo, dove è un intervento dedicato ad attacco e difesa informatica con strumenti open source che Vincenzo ha apprezzato, grazie, e ho parlato di snort come strumento indispensabile per il monitoraggio e la scansione delle problematiche o comunque delle anomalie che ci sono in rete. Virtual data hiding, le macchine virtuali che comunque stanno invadendo non solo la vita domestica delle persone ma soprattutto la vita aziendale o comunque la vita degli enti ai quali comunque è affidato la nostra esistenza, basti pensare a trasporti, energia o cose simili. E parliamoci chiaro, le macchine virtuali sono trattabili come dei file, perché nel momento in cui io installo una macchina virtuale creo un file e quel file lo posso trattare sia in maniera crittografica che in maniera steganografica. Ovviamente io in una macchina virtuale ci posso fare di tutto. E poi ovviamente il mobile data hiding, magari questo è un discorso che potevamo legare all'intervento di Vincenzo che non ho seguito ma deve essere stato sicuramente potentissimo. Però purtroppo bisogna ammettere l'assenza totale di soluzioni open source legate sia alla crittografia sia alla steganografia. Esistono dei programmi, sono programmi pessimi tra l'altro, li ho voluti anche provare per scrupolo di coscienza, ma sostanzialmente quando io vado a steganografare un file di testo all'interno di un'immagine, il problema è che quell'immagine cambia totalmente, cioè cambia la risoluzione, cambia la gamma di colori, quindi in pratica non è una vera e propria steganografia, non ha senso. E ovviamente l'assenza di programmi di soluzioni open source è riferita a tutti i sistemi. Bisognerebbe controllare più che altro le evoluzioni future con Tizen, Selfish OS, però al momento, insomma, concentrandoci sulla panoramica attuale Android, iOS, Windows Phone, c'è la totale assenza di software del genere, vi ripeto. C'è la totale assenza di software open source, ci sono programmi per la crittografia, per la steganografia, ma non sono per nulla efficienti. A titolo personale li sconsiglio, se li provate poi. Presente e futuro del data hiding, ci sono dei titoli, dei titoli di giornale, insomma,
dove magari potete riconoscere già qualche nome, tipo Edward Snowden, Stuxnet, che è un malware, NSA, in pratica qua si tratta comunque di attualità. Sapere che i servizi segreti di una nazione magari utilizzano tecniche delle quali io ho parlato in questo momento, e ne utilizzano tante altre ovviamente, perché su una cosa del genere ci si potrebbe fare un corso di laurea a parte sostanzialmente, e sapere che comunque una potenza come gli Stati Uniti utilizza determinate tecniche per spiare, per tenere sotto scacco i presidenti di altre nazioni, sostanzialmente è una cosa che fa comunque un po' riflettere. Quella arrembante signora che vedete lì in fotografia è la presidente del Brasile, avrei potuto mettere anche la Merkel, ma non ho avuto occasione. Perché ho messo proprio lei? Per il semplice fatto che il Brasile è il primo paese attualmente a aver insomma messo sul piatto un sistema di crittografia delle email contro appunto lo spionaggio messo in pratica da NSA. Sicuramente speriamo ci penseranno anche i paesi europei, Italia in testa, Germania, della Germania si è saputo praticamente in questi giorni, però il Brasile, la presidentessa del Brasile è stata in gamba perché subito ha voluto correre ai ripari e quindi cercare comunque soluzioni a questa cosa che tra l'altro non è andata giù, ma è normale che una cosa del genere non vada giù ai presidenti degli altri stati, degli stati che sono spiati. Siamo quasi alla fine, non vi preoccupate, tra poco vi lascio andare. Questa è una slide però alla quale ci tengo in particolar modo. Abbiamo accennato al progetto PRISM, abbiamo parlato di NSA, abbiamo parlato dello spionaggio e tutte queste cose che comunque dovrebbero essere simpatiche, ma simpatiche non lo sono. C'è questo sito, è un sito collaborativo, si chiama PRISM Break, è un sito internet il cui compito è quello praticamente di informare gli utenti sull'esistenza di software che difendono o che comunque fanno di tutto per garantire la privacy degli utenti. È un sito davvero molto vasto, vi ripeto, è collaborativo, quindi magari se vi iscrivete potete anche collaborare con chi fa parte del progetto e inserire nuovo software. Ho fatto uno screenshot solamente della parte riferita ai web browser, ovviamente vedete ci sono tutte alternative ai vari Safari, Chrome, Explorer e Opera. Le alternative libere che garantiscono l'anonimato con IP nascosto, quindi Tor, con IP esposto Firefox, e altre soluzioni tipo su Android e su iOS c'è Orbot e Onion Browser. Ovviamente ho fatto uno screenshot solamente di una categoria, ma di categorie ce ne sono praticamente tante, si parla di sistemi operativi, di motori di ricerca, ovviamente come motore di ricerca alternativa a Google troverete DuckDuckGo, anche alternative ai client email, alternative ai social network, alternative anche e soprattutto ai social network che sono molto coinvolti nelle operazioni di spionaggio, alternative ai cloud storage, quindi lascerete stare Dropbox per un po' di tempo. Insomma, è un sito davvero molto vasto, vi invito a dare un'occhiata perché vengono sollevate delle problematiche interessanti e vengono date comunque soluzioni non indifferenti e che comunque sono ampiamente applicabili. D'altronde io con questi programmi ci campo benissimo, quindi non dovrebbe sconvolgere la vita anche dell'utente medio. Perché la fotografia di questi tre personaggi, o meglio due personaggi con una foto? Perché sostanzialmente se siamo qui a parlare di occultamento dei dati, di software libero, di filosofia, di etica, di tecnica, soprattutto comunque grazie a Julian Assange, Edward Snowden e Richard Stallman, e insomma teniamo presente l'esistenza di queste persone che portano certi valori non solo a chi comunque è del settore, certi valori, cioè anche soprattutto certi insegnamenti, quindi riportano non solo a chi è del settore, ma dovrebbero insomma far parte del vivere quotidiano per evitare ovviamente spiacevoli incidenti di percorso come quello appunto di attualità recente dello spionaggio NSA e operazione PRISM. Ed ho finito, quindi grazie. Grazie a Marco Ferrigno, il nostro 6:30 preciso. Uno dei padri del NALUB, voglio dire. Alle 6:30 precise. Wow, siamo tutti un po'... Mamma mia, che giornata. Allora, sono sicuro che avete delle domande. Le mie sicurezze sono state proprio... Avete paura di fare domande? Ve ne volete tornare a casa? No, ma è anche giusto così, eh. Tra l'altro, no, vabbè, a parte ovviamente le tempistiche che sono brevi, voglio un attimo salvare sì, adesso, no, adesso facciamo partire subito la domanda. Lì ci sono comunque i miei contatti, quindi per qualunque domanda non esitate. Possiamo comunque iniziare.
una semplice curiosità. Dimmi tutto, Marco. Cosa vuole fare il governo del Brasile? Allora, il governo del Brasile in pratica, ovviamente si tratta di un progetto che è partito da poco, perché come ben sai l'attualità è comunque recente in merito a questa cosa. In pratica il presidente del Brasile ha creato una task force di ingegneri e di informatici, il cui obiettivo è quello di creare un sistema di posta elettronica crittografata che sia comunque, insomma, coperta da quelli che sono gli eventuali rischi di un'operazione di spionaggio portata avanti dall'NSA. Anche se non vorrei dire una imprecisione, mi pare che il Brasile ce l'abbia espressamente con il Canada, non proprio con gli Stati Uniti, perché l'operazione a quanto pare a danni del Brasile è partita dal Canada, non dagli Stati Uniti in sé per sé. Altre domande? Ce ne stiamo andando. Ok, bene, allora che dire? Allora io... Quindi con questo intervento si può dire che chiudiamo il Lux 2013? Io passerei la parola a te, che tu la passi al nostro presidente dell'associazione, allora, per i ringraziamenti, ovviamente. Io